Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, una giornata importante, si parla di aceto balsamico Modena IGP e si parla di una storia dell'aceto che viene da lontano. Sì, una storia che viene veramente da lontano, viene dai tempi dei Romani, insomma, però è una storia anche molto recente perché questi ultimi 20-30 anni hanno visto il nostro comparto esplodere e andare a vendere in tutto il mondo quelli che sono quasi 100 milioni di litri che ogni anno vengono prodotti. Visto che è un prodotto così importante, come si fa a proteggerlo e a tutelarlo? Questi sono anche un po' gli argomenti della conferenza stampa di oggi. Sì, come diremmo oggi, la protezione non è una questione di singole azioni, di repressione, ma è una politica strategica che deve essere condivisa tra consorzi, istituzioni e tutto il settore dei prodotti DOP IGP, perché si deve andare in Italia, ma si deve andare in Europa, si deve andare anche oltre le frontiere europee. Certamente in Europa abbiamo strumenti anche molto importanti. Quello che noi oggi vorremmo proporre è un'impostazione che guarda anche molto al consumatore, perché la tutela si potrebbe pensare come tutela diretta dei produttori, dei consorzi, in realtà è la tutela del consumatore, perché i prodotti imitativi ingannano il consumatore o mettono il consumatore in secondo piano. Noi vogliamo riportarlo in primo piano ed è proprio per questo che abbiamo fatto delle ricerche di mercato per verificare nei fatti cosa i consumatori pensano. E che cosa pensano? E soprattutto le differenze che ci sono tra il consumatore italiano, che mi sembra che ormai abbia una coscienza abbastanza elevata nell'acquisizione e nel consumo dei prodotti, e invece i consumatori all'estero. Le nostre ricerche sono state fatte in Italia, in Francia e in Germania. I dati sono certamente coerenti. In Italia ovviamente la conoscenza del prodotto e anche il grado di evocazione, di evocatività dei prodotti similari è molto alto, supera il 90%. E quasi il 100% in molti casi. Questo vuol dire che 9 consumatori su 10 in Italia, quando vedono un prodotto con un nome similare, pensano che ci sia un fortissimo legame col prodotto IGP. E qua sta l'inganno, ecco, l'evocazione in termini tecnici. Ma questo non cambia tanto in Germania e in Francia, le percentuali si abbassano un po', ma siamo sul 70-80%, quindi percentuali elevatissime. Quindi questo ci porta a concludere che davvero l'utilizzo anche minimale o di una parte della denominazione, nel nostro caso il nome balsamico, spinge poi il consumatore ad associare a questi prodotti generici al nostro prodotto tutelato, e questo è vietato dalla legge in Europa. Bene, a proposito di Europa, ma allarghiamo ancora di più gli orizzonti, siamo ormai agli sgoccioli, al countdown finale per quanto riguarda l'Expo. Che cosa farà il consorzio in vista proprio di questo appuntamento importante? Noi siamo presenti nel padiglione di Fiere Parma e Federalimentari, che riunisce un po' il comparto dei prodotti DOP IGP. Abbiamo una postazione, quindi creeremo eventi soprattutto nella zona comune di questo padiglione, ma probabilmente anche in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nel loro spazio espositivo. Avremo un tempo dedicato a noi, però non dico cosa faremo perché è una sorpresa.